Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo della Thea Chinensis. Sono qui insieme al, posso dirlo, al più grande conoscitore di camelie in Italia, ci facciamo un po' di pubblicità, che è Paolo Zacchera, che ci parla di questa particolare camelia, che è una camelia da cui si produce il tè, giusto? Esatto. Allora, qua siamo in un tunnel perché le piante di camelia, quando sono di Camellia sinensis, quando sono giovani vanno tenute protette su tutta una struttura. Però oggi è il 20 di marzo, sta arrivando la primavera, le piante cominciano a muoversi. Noi coltiviamo queste piante come piante non ancora per la produzione del tè, ma come piante botaniche. Il tè si fa comunque con questi, il tè bianco si fa con questi piccoli germogli nel momento in cui cacciano e le piante stanno... Quindi quelle che vediamo, le giovani foglioline, sono quelle da cui si produce il tè. Con queste foglioline si può fare del tè in casa propria senza macchinari. Ma dai! Nei paesi dove vengono prodotte grandi quantità di tè, come Sinon, l'India, il Kenya e altre zone, il tè si fa con le prime 3-4 foglie, che vengono raccolte dalle donne giorno per giorno passando nei vivai, nei campi, e vengono però lavorate con dei macchinari. Ah. Perché per fare del tè in grosse quantità occorrono dei macchinari costosi, se certo. Parliamo di milioni di euro, certo, per certo. Cui non si può fare nel piccolo. Però il tè bianco che si fa con i germogli che si stanno allungando può essere fatto da ciascuno di noi in casa propria facendo semplicemente seccare all'ombra. Quindi la bella notizia di oggi è che l'utente, colui che sta guardando YouTube in questo momento e si sta godendo questo bel video qui della Compagnia del Lago Maggiore, può, diciamo così, viene in possesso di questa informazione, che grazie a queste foglioline che abbiamo visto qui, che sono i germogli, sì. Ok, può prodursi delle buone tazze di tè a casa propria, okay. Biologiche. Ma sono... una domandina, bisogna avere tante piante per avere un minimo di... Da una singola pianta si può ottenere solamente qualche germoglio e quindi solo qualche tazza di tè. Noi stiamo mettendo in programma di tenere molte piante in una cassettina in modo da poter fare in modo che chi acquista questa cassettina possa poi raccogliere il tè per tutta l'estate. Ah, ok, perciò c'è anche un po' di tè. Ok, c'è anche allo studio questo, qui alla Compagnia del Lago Maggiore stanno progettando questa idea, che sarebbe fantastico, soprattutto per chi ama bere il tè, visto che è una delle bevande più diffuse al mondo, sarebbe bella cosa poterlo produrre con le proprie mani in maniera completamente bio, perché a questo punto siamo sicuri della provenienza, esatto, giusto? Esatto. Bene. Alessandro, Paolo qui dalla Compagnia del Lago Maggiore e soprattutto con, lo ripetiamo il nome giusto? Thea Chinensis, con queste centinaia di migliaia, che è sempre una camelia. Vi diamo un buon saluto e soprattutto ricordate, spolliciate gente, mettete un bel pollice in su. Al prossimo video, ciao!